ci fai sognare, un sol battito dei cuori per un cuore rosa nero, dalle curve sale forte un suo grido. Seria!
Rosa, sarei
ciclismo, automobilismo, moto, poi atletica, quindi non voglio dimenticare nessuno, un po' tutte le realtà che ci siete rappresentate. Ecco, e poi c'è la cosa di fare. Oggi, il 26 di aprile, mancano 100 giorni all'inizio delle Olimpiadi. Quindi questa data mi sta facendo così quanto possiamo fare, quindi non è fatto, non è stato fatto tanto, ma oggi ci deve essere. Oggi è venuto molto marco, non c'è tutto ciò, ma non c'è per le quali ma abbiamo qui una cosa che volevo per ricordare che hanno dato muscolo al corpo per evitare di scegliere. Siamo stretti. E ciò abbiamo, io sto raccogliendo. Piccicata la bocca, è intarcato fuori. Saluto, è intarcato fuori. Mi sentite? Vicino alla bocca. Più vicino. Un saluto a tutti gli sportivi. Vedo questa bella manifestazione che ci unisce, che ci ricorda tempi bellissimi che abbiamo vissuto onorando la nostra terra. E quindi siamo qui oggi per incontrarci con il Cardinale, con il Vescovo. E quindi accanto c'è il dottor Antibo, un altro mito siciliano che ci ha onorato nelle piste di atletica di tutto il mondo. Grazie e un abbraccio a tutti quanti. Un saluto a tutti. Antibo, non so se ve lo ricordate. Non so. Antibo è nel nostro cuore, ci ha fatto vivere momenti di gioia. Dove vuole? Antibo è con noi ed è il nostro vanto veramente per quello che ci ha fatto vedere negli anni passati. Oggi vive sempre ad Altoponte, ma è sempre vicino alla chiesa, è sempre vicino allo sport. Se vuoi dire qualcosa. Un saluto. Ma cosa devo dire? Io credo che Antibo è normale come gli altri. Vicino vicino. Va bene, io credo che praticamente Antibio è un ragazzo come gli altri. Io ammiro questi ragazzi che oggi primo io dovevo essere presente per quello che danno questi ragazzi. Vedere alcuni miei amici che fanno i preolimpici, credo che i veri campioni sono loro, non è Salvatore Antibio. A me dispiace dire questo per me. Nel primo io mi devo vergognare perché i ragazzi, la forza che mettono questi ragazzi praticamente è incredibile. Io le voglio bene ancora di più. Organizzare il Vescovo oggi in una giornata del genere è una cosa bellissima, straordinaria, che ce ne vorrebbero credo una al mese, soprattutto per questi ragazzi che soffrono più di me e più di tutti noi, perché i veri campioni per me sono loro. Grazie. Posso dire mia emozione? Dobbiamo scendere. E io sono il delegato per il Comune, quindi mi tocca porgere di voi il ringraziamento per essere presente. Non tanto perché è stata una cosa organizzata precedente, ma buonasera a tutti, io sono la Federazione Italiana Gioco Calcio, porto il saluto quindi del mondo calcistico, siamo qui rappresentati con alcune squadre, ci fa piacere i ragazzi, come diceva Antibo, e coi giovani. Poi per noi che siamo lo sport dilettantistico, non perché siamo contro lo sport professionistico, assolutamente no, però lì c'è il business e quindi per noi è un'altra cosa, noi siamo lo sport dilettantistico, dicevano abbiamo alcuni valori, uno di questi valori è la socializzazione, cioè la capacità di mettere assieme. Il calcio, che è un gioco di squadra, ha questa grande forza anche a questi livelli, cioè piglia 11 ragazzi completamente diversi, possono essere diversi di colore della pelle, dei capelli, degli occhi, culturalmente
culturalmente diversi li mette assieme per un obiettivo, cioè quindi ha questa forza di abbattere le barriere culturali e le barriere sociali. Questo è estremamente importante. Siccome questo è il giubileo della misericordia, a me fa piacere, ecco, la socializzazione, come dire, paragonarla a quest'altro termine, quindi come aiutarci. Bene, io penso che questo giubileo ci voleva, perché ognuno si fermi un attimo, presi come siamo da questo correre continuo, fermarci e pensare che forse c'è chi sta, come dire, peggio di noi. Chi sta peggio di noi probabilmente non è manco tanto lontano, è molto vicino a noi. E allora questo bagno di umiltà, questo modo di ripensarci, per i cristiani a maggior ragione, facciamolo tutti. Il mondo dello sport ringrazia diciamo, la Chiesa, ringrazia l'Arcivescovo Lorefice per questo pensiero, per volerci accogliere, ringrazio il Presidente Giunta che ci ha coinvolti tutti qui. Bene, però questo che non sia solo un momento, che non sia il momento di oggi, ecco, ognuno di noi da questo momento poi faccia una riflessione in proprio per poi, ecco, come dire, contaminarsi con altro per quello che ci diciamo e per quello che pensiamo. Grazie a tutti. Qualche giorno fa stampa ha detto che la mafia comincia a respingere gli immigrati, visto quell'episodio che è capitato in mia chiesa. Ecco, tra noi c'è uno dei giovani che fa parte della squadra di calcio. Fa parte di quella squadra di calcio ed è uno studente, uno studente universitario, quindi c'è accoglienza a Palermo. C'è una parte bella che non vuole essere marchiata per quello che non è. Noi abbiamo assistito qualche giorno fa alla partita del Palermo a porte chiuse a causa di alcuni stupidi. Ora, la stupidità non può sostituire la bellezza dello stare insieme. Per grazia di Dio, da sempre, la Sicilia è stata terra che ha accolto tutti i popoli. Il nostro linguaggio siciliano parla tutte le lingue, no, dal greco al fenicio all'arabo all'ebraico. Noi siamo impregnati di ogni cultura e questo deve aiutarci a capire che lo sport abbatte ogni barriera, al contrario di quanto sta accadendo in questi giorni nella nostra Europa. Ma ecco, vorrei farvi dare un saluto da lui che fa parte di questo gruppo. Come sta il tuo compagno di squadra? Ora adesso sta meglio, siamo felici che non ha perduto il peso, perché potevo anche morire, diciamo come lei ha detto, può capitare, sono persone che pensano in modo sbagliato, alcuni che pensano come giusto. Siamo felici che poter partecipare a questo evento oggi, grazie soprattutto alla polizia di Stato che ci ha invitato oggi. E noi vogliamo una cosa, l'integrazione, perché l'integrazione è anche la diversità. Noi abbiamo tanto da dare, io sono studente di diversità, quella può dare una conoscenza. Beh, un giudizio è un giudizio. Beh, oggi posso dire che l'unicità è la forza del futuro. Quindi ringrazio per essere fatto bene. Anche il Comune di Palermo è attento a queste il punto di partenza per la buona relazione sono i luoghi della relazione che molto spesso a Palermo è. Grazie, io intanto porto il saluto del sindaco Leo Luca Orlando, che molto probabilmente tra poco sarà qua, spero. E in modo particolare io sono da pochissimo assessore allo sport. E vedere lo sport così colorato è sempre bello. Questa iniziativa, che non è solo di sport ma è anche di socializzazione, io credo che Palermo ha bisogno di impianti sportivi. Spero che riusciamo a dargli questi impianti sportivi.
in modo particolare il palazzetto dello sport, che ora sono stati finanziati ed è un impegno a ridarlo, lo stesso velodromo, ridarlo, aprirlo alla comunità. E quindi si parte dagli impianti sportivi, ma in quello che io ho visto in queste due settimane di assessore allo sport ci sono moltissime iniziative, ci sono moltissimi ragazzi, e qui oggi vedremo le grandi glorie di Palermo, il professore Vaccarella, che io ricordo andavo a vedere e stavo settimane a Cerda per vedere, sentire e vedere le sue prove, e tanti altri. Io credo che oggi Palermo vive un momento di rinascita. È importante il tema toccato proprio adesso, il problema dell'accoglienza. Palermo è una città accogliente perché è nella sua storia e nel suo DNA. Palermo ha sempre accolto tutti e questo è il futuro. E bisogna vedere nell'accoglienza il futuro della città di Palermo. Vi ringrazio a tutti. Buonasera a tutti, porto il saluto dalla Federazione Italiana Tennis, sono il presidente regionale. È splendido, è meraviglioso vedere un'atmosfera del genere, tanti ragazzi, tantissime glorie dello sport palermitano, rivedere oggi tanti amici di tantissime altre specialità, e qua accanto il grande Nino Vaccarella, veramente tantissime emozioni, un'emozione enorme questa cattedrale, questo momento di fede, di grande fede che accomuna appunto la Chiesa con lo sport, momenti importantissimi. Sono grato a nome pure della Federtennis, a Gabriele Cuccione, al Panathon per aver veramente organizzato questa magnifica manifestazione, in rappresentanza del tennis, oggi tanti bimbi che rappresentano il Circolo Tennis Palermo e che idealmente rappresentano tutti i bimbi che fanno tennis, ma che idealmente tutta questa gente rappresenta quel meraviglioso mondo che è lo sport. Grazie. Abbiamo anche un ciclista, anche perché è stato il ciclismo la mia passione, dove che oggi offro 50 anni di storia con Ciccio Ingrillì per i quartieri meno fortunati. Io ho lavorato nel sociale di tutti i quartieri di Palermo, mi conoscono tutti più o meno, ma una cosa è importante, e Giovanni Muratore si è dedicato ai meno fortunati e ha girato il mondo fino a Berlino, Giro di Malta, con tutti questi ragazzi. Perciò tutte queste persone, in molti, mi conoscono e sanno la mia attività, come ho dato l'anima. Per l'ultimo abbiamo organizzato 22 titoli italiani a Catania, dove che c'erano tante persone sportivi, e non sto a nominare perché voi sapete i titoli italiani che si sono avuti. Ma è stata una fortuna per me, è una fortuna per quelli che oggi abbiamo un ragazzo campione italiano di fresco che sta organizzando, è il direttore tecnico dell'Argentina di ciclismo, già un altro paese fuori dal mondo, dove che l'America, e questo è molto importante, ha parlato di me come suo maestro e io sono piccolo. Grazie. Scrittore, ex atleta, manager sportivo, scrittore. Sentite? Sì. Abbastanza. Buonasera a tutti. Buonasera. E io ho pochissime parole per dire che nella mia vita io ho avuto una fortuna, è la fortuna di avere conosciuto lo sport, di averlo praticato e di averlo anche scritto. E io penso che molti dei presenti questa sera hanno avuto la stessa fortuna che ho avuto io. E abbiamo anche la fortuna, in quanto siciliani e palermitani, la fortuna di aver avuto dei grandi campioni che questa sera sono presenti. E sono Ninni Vaccarella e Antipo Totò per tutti. È chiaro che ci sono altri campioni qui presenti.
Ebbene, io dico che, e concludo subito per non annoiare, che tutti noi abbiamo fatto la nostra parte, quindi gli atleti hanno fatto la loro parte, i tecnici hanno fatto la loro parte, i giornalisti hanno fatto la loro parte. La parola è il presidente del CONI. Ecco, vedete come questa sera siamo carichi anche di orgoglio, perché sì, è vero, abbiamo detto, ci sono alcune eccellenze, ma oggi veramente, se facciamo il conto delle medaglie, qui forse un po' sbagliamo noi, perché tanti, tanti di voi, ecco, da chi ha fatto la Olimpiade, si fa contare, fa tennis, un po' tutti gli sport hanno portato tanto alla nostra Palermo, e questo deve essere per noi un motivo di orgoglio. Ecco, quando pensiamo al nuovo mondo, dobbiamo pensare a tutti coloro che hanno dato un'immagine bellissima di Palermo, ed essere palermitani per me, perché questa terra di sole porta sempre l'entusiasmo a fare questo lavoro. Cari amici, e cari atleti, il saluto di un vecchio sportivo che ha dedicato tanti anni alla causa dello sport. E io vi voglio ricordare che oggi è una grande festa, perché mettiamo assieme, realizziamo un contatto tra i principi evangelici della carità, della misericordia, della solidarietà e i principi dello sport, che si somigliano tanto. La Chiesa e lo sport, nella sfera di propria competenza, si ritrovano su un terreno comune importante, che è la promozione umana. Ecco, noi puntiamo ad avere uomini sempre migliori, e questa è la missione della Chiesa, ma è questa anche la missione dello sport. E quindi dobbiamo preservare alcuni elementi che caratterizzano lo sport. Innanzitutto la solidarietà, il principio di solidarietà tra ragazzi, uomini diversi, accomunati tutti sotto lo stesso ideale. L'autonomia, lo sport deve essere autonomo, libero da condizionamenti esterni, sia economici, sia sociali, sia politici. Questa libertà dello sport, l'autonomia dello sport è assolutamente fondamentale ed è un bene prezioso. E l'ultima cosa, l'unità di tutte le forze sportive. Sono questi i principi che ci accomunano e che ci rendono sempre più forti. Siamo accanto alla Chiesa, al suo insegnamento pastorale, e siamo lieti di questa assoluta concordanza di obiettivi. Grazie. Grazie. Buonasera, sono 20 secondi e in pratica sono contento di essere qua soprattutto per il movimento che rappresento. Sappiamo tutti l'utilità dello sport a livello giovanile, cosa rappresenta, gli sforzi che fanno sia i ragazzi che le famiglie, ma a livello paralimpico lo sforzo è più che raddoppiato. Quindi sono contento di aver portato qua in rappresentanza di tutti gli sport paralimpici parecchi ragazzi in carrozzina, e adesso cedo la parola al padre e iniziamo l'avvicinamento dentro la chiesa. Grazie, grazie a tutti quanti. Allora, adesso ci disporremo, ecco, anche un po' da questa parte, sì, un attimo solo, così il vescovo sta per giungere qui. Inizieremo la preghiera insieme, dopo andremo tutto solo verso via Bologna, andranno avanti i ministranti, poi dietro
le carrozzine in modo tale che possono essere aiutati ad entrare e dopo diamo la parola al responsabile della forza armata che si occupa anche di accoglienza, già di ascoltare quel giovane che c'è nel momento di essere stato grazie, io sono presidente dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, la sezione provinciale di Morgana. Ovviamente il poliziotto va sempre in difesa dei più deboli. Noi continuiamo la nostra opera anche al di fuori, quindi sia all'interno delle scuole con attività contro il cyberbullismo, pedofilia, ma sia anche nei campi di calcio organizzando partite di calcio per avvicinare gli immigrati, no? Che sappiamo che un problema importante è appunto l'accoglienza. Allora l'Associazione Nazionale Polizia di Stato in questi ultimi due anni ha organizzato un torneo che si chiama Amichevoli per la Legalità, dove ha coinvolto diverse squadre di quartieri di Palermo, ma principalmente gli studenti universitari stranieri e ragazzi immigrati. Questo ha consentito ovviamente a questi ragazzi di dare una mano, aiutarli, perché con il dialogo con i poliziotti ha permesso di superare determinate problematiche, sia di sconforto perché lontano dalle famiglie, sia dei momenti difficili che hanno attraversato. Siamo felici di essere oggi qua con tutti voi, perché anche questo è l'impegno della Polizia di Stato. Infatti anche la Paratron, nostra in saluta e a nostro piacere, ci ha premiato con il premio Fair Play al gesto e vi ringrazio veramente tutti quanti per la vostra accoglienza. Grazie. Forza bambini, ragazzi. Andiamo avanti. Parli tu. Sì, sì. Diego, allora ci rivediamo qui per questa manifestazione che riguarda il Giubileo, quindi un momento importante anche quello che è, diciamo, la nostra anima, il nostro modo di essere, il nostro modo di rapportarci rispetto a Dio e nella vita di tutti i giorni, cercando di trovare anche una forma, ma che credo che da noi siciliani è proprio ormai nata, come ricordava anche il padre, anche nelle nostre parole. Ormai abbiamo parole ebraiche, abbiamo parole musulmane, abbiamo parole cristiane, abbiamo parole inglesi, francesi, eccetera. Questo ovviamente non può essere che il risultato finale di quello che è la globalizzazione, senza ombra di dubbio. La globalizzazione che viene intesa nella forma più bella, cioè, no? Quello dell'interagire tra popoli, quello non solo di vedere gente di tutte le lingue, di tutte le razze unirsi, ma non solo nello sport, ma nella vita quotidiana. Poi la cosa più affascinante è che il Giubileo, molti lo sanno, ma per chi non, magari per i più giovani, quelli che magari ancora non hanno fatto letteratura italiana, siamo alla corte di Federico II. Bra. Che era quello che praticamente assorbiva le culture, assorbivano praticamente tutto quello che di bello e di meglio c'era nella cultura dei tempi. Siamo quasi siamo intorno al 1300, quindi sta per nascere la vera lingua italiana, che insomma ha assorbito anche parole dialettali, ma che insomma poi diciamo cambiamo. Che nasce proprio con Cielo d'Alcamo, con, sì, il contrasto, perché poi se vogliamo metterci le cose, era il dolce stil novo, poi daremmo vita, sì, a quello che il diciamo movimento che porterà. Ufficialmente lo stesso anche Dante nel De Vulgari Eloquentia riconosce, esatto, che la lingua italiana nasce in Sicilia, quindi questo dico, lo dice Dante, così allora, non siamo noi a dirlo, questa è la storia. Ma la cosa più bella qual è? Che proprio alla corte di Federico II, se noi diamo un'occhiata in giro, noi vediamo ragazzi di ogni di diverse sì, culture, di diverse etnie, certo, ma ragazzi che siano diversi anche per quello che è purtroppo un problema fisico. Noi abbiamo visto che ci sono dei ragazzi, certo, che si sono apprestati a fare i parasport, insomma, no? Quelli che purtroppo riservati
ai ragazzi che sono portatori di handicap o per un trauma o perché per nascita, eppure in questo momento siamo qui tutti insieme e siamo qui oggi per celebrare quello che è lo sport nella sua forma più bella, quindi non per vedere il calcio o un'altra disciplina. Poco fa si scambiavano, vedevo che si scambiavano le battute il presidente del circolo del tennis, il dottore Tesauro, insieme a ragazzi della pallanuoto, quindi ed è bello perché interagire e scambiarsi cultura e scambiarsi emozioni, questa è la cosa, è la cosa più bella. Assolutamente sì. Ti voglio chiedere una battuta velocissima, sì, perché ovviamente è finito il torneo Brucato con una vittoria, tu eri l'allenatore, abbiamo colto una battuta proprio che tu hai voluto dedicare a tuo padre. Sì, quel giorno era il 7, era il 7 di aprile, mio padre era, lo stesso giorno ha subito un intervento che devo dirti a distanza adesso dei 20 giorni ha superato in maniera brillante, ma insomma non era facile per me rimanere sereno perché devi trasmettere serenità alla vigilia di una gara quando un attimo prima ero in ospedale con mio padre, insomma in attesa di vederlo uscire alla sala operatoria. È andato tutto bene, è andato bene sia per papà, per me da un punto di vista sportivo, per la delegazione provinciale palermitana tutto. E tra l'altro caso per lo sport. Questo diciamo, senza ombra di dubbio, perché poi vedete, noi eravamo lì alla finale, magari come ognuno di noi in cuor proprio crede di poter centrare il risultato, noi magari a noi è riuscito, anche se Messina è sicuramente stata una compagine importante, una squadra preparata. Devo dire che è bello per la delegazione provinciale di Palermo, di cui mi onoro di fare parte, essere riusciti per la prima volta a centrare l'obiettivo con entrambe le categorie, i giovanissimi allenati da Mister Di Salvo, da Daniele, ragazzo eccezionale, preparato, anche lui uno che preferisce stare sereno, trasmettere serenità, e poi un altro, magari io un po' più sanguigno per chi si ricorda insomma di me, forse più come atleta, un po' più sanguigno, però sai, con l'età si impara anche si imparano anche tante cose, sì, questo sicuro. Va bene, in ogni caso viva lo sport. Questo sicuramente viva lo sport, e poi veramente oggi è una giornata bellissima, e poi il giubileo ha fatto sì che tantissime persone che sentono ovviamente il bisogno di essere presenti lo siano riusciti a farlo. Grazie sempre a te Mario. Se descrivessi le tue sensazioni, cioè tu da tre partite giochi stabilmente titolare e Palermo non solo ha centrato punti importanti ma non ha subito gol. Ti aspettavi un finale di campionato così dal punto di vista personale? Eravamo consapevoli delle difficoltà che stai vivendo su finale, però siamo una squadra che ha mostrato dei valori importanti e nel momento più difficile della stagione sono contento di essere stato chiamato in causa, di essere utili. Ma questo è merito di tutta la squadra, sappiamo che ancora non è finito, però un grande passo è stato dato, abbiamo fatto dei punti importantissimo, adesso speriamo di chiudere nella migliore maniera. Ancora Fabrizio? È probabile che serviva l'esperienza di un giocatore che come te è abituato a lottare spesso, è stato abituato a lottare per salvarsi in Serie B, quindi magari hai portato questa dote di esperienza in un momento difficile. Sì, ho fatto 3 anni di Serie B, questo è il 4º anno. Un anno abbiamo fatto il playoff, un altro abbiamo fatto il playout, così sono esperienze che poi ci servono. È vero che la Serie A è tutta un'altra cosa, però è un momento di quello che senza grinta, senza lotta, se non si ottiene i risultati quelli che ti aspetti. Però la squadra ha dimostrato di salutare, che è un momento di difficoltà, dove spesso le altre squadre possono andare giù, noi abbiamo tirato fuori tutti i nostri atleti. Con la magazzetta e con il giorno 25. Che partita deve fare il Palermo domenica concluderò? Più importante è che abbiamo arrivato in questa situazione all'ultimo anno del campionato con la possibilità di dipendere solo di noi stessi. Quello è l'obiettivo. Di solito una volta arrivata a questa situazione credo che daremo tutto per fare valere appena tutta questa lotta finale, e con la vittoria non c'è bisogno di pensare, aspettare,
vincendo siamo tranquilli, possiamo festeggiare, speriamo di fare il tutto, ma ripeto, sarà difficilissimo. Vedi l'ultimo risultato del Verona, è in grande forma, però credo veramente che con i tifosi che possono stare tutti allo stadio, credo che si sosteneranno da fine alla fine, credo che finiremo bene. Allora, vogliamo? Sì, ricordiamoci un attimo i tifosi, quanto ti sono realmente mancati negli ultimi appuntamenti a porte chiuse o a ingresso ridotto, e che cosa vi possono realmente dare, visto che nelle settimane precedenti c'era stato qualche problema con i tifosi? E noi giochiamo per loro, allora stadio vuoto, porte chiusa, ma tutto contro quello che è il calcio. Speriamo che possano stare, possa essere uno stadio pieno una domenica, e sarà una grande festa se riusciamo a salvarci. Credo che con aiuto loro possiamo farlo. E lui, che spiegazione ti è dato del fatto che paradossalmente stai giocando più con Ballardini, un tecnico che non avevo in passato, e invece con Walter Novellino, che ti conosceva bene dall'esperienza di Modena, non hai avuto tutte queste occasioni, tutta questa continuità? Io non sono mai andato e non mai andrò all'allenatore a chiedere spiegazioni quando non gioco, anche per una questione di rispetto con lui, con quei compagni che giocano al posto mio, veramente. Tutto il tempo che sono stato qua allenato al massimo per trovarci pronto, così è stato. Pubblica? Una curiosità, prima. Tu sei mancino? Sono destro. Sì, è un terreno difficilissimo dove tante grandi squadre hanno avuto problemi, e era uno scontro salvezza, sapevamo che se perdevamo quella partita lì praticamente era finita, e con lo spirito giusto abbiamo affrontato, e quella lì è stata secondo me la svolta, anche col punto con la tavola di casa è stato importante, ma a livello di morale e tenere la squadra consapevole delle sue forze è stato lì, secondo me. Sì, io ho qualche curiosità, parto dalla prima. È la settimana più importante della tua carriera? Ti era mai capitato di giocarti tutto l'ultima partita? Sempre la settimana che giochiamo è la più importante, ma questa è sicuramente quella situazione che siamo, per la strada che abbiamo fatto fino adesso, per le condizioni che siamo, credo che è inutile dire tante cose, tutti siamo consapevoli. L'anno scorso ho giocato il play-out, è bruttissimo stare nella stazione che si perde, retrocede, però anche lì è finito bene, e adesso giochiamo la punta per finire anche bene con Palermo. Poi degli acquisti di gennaio sei stato bello pubblicizzato, perché tutti si aspettavano molto da Cristante, poi c'era la scommessa Balog, alla fine però sei l'acquisto di gennaio più importante. Cosa si prova a sapere questo alla fine? Ripeto, io ho stato per gli ultimi 7 anni, ho giocato praticamente ogni fine settimana, non è stato facile stare fuori, guardare, però anche consapevoli che dovevo aspettare, comunque nel calcio sempre pazienza e lavorare tanto per trovarci pronto. Sono contento di poter essere utili a Palermo e lavorerò sempre bene per dare possibilità all'allenatore di schierarmi. Senti, per chiudere, diciamo che la tua esperienza qui a Palermo cambia anche grazie al sabotaggio su Desifesti contro la Sampdoria. Anche lì al momento stavo vincendo 1-0 e avevo segnato da poco, e era importante quei primi minuti, dopo aver fatto il gol, tenere il tanto. È stato uno dei momenti importanti, ma nel complesso tutto il partito stanno stato importante. Allora, tre domande, Cettina, Benu e Mario, e poi se c'è un'ultima domanda.
Siete consapevoli che domenica è la partita con la quale vi giocate tutta la stagione, però già stanno montando molte polemiche, Presidente del Carpi. Ecco, voi come riuscite a isolarvi e a rimanere concentrati su quest'unico obiettivo? Come abbiamo fatto fino adesso, c'è molto da cambiare. La partita più importante della stagione stavo giocando da tante giornate fa, e questa sarà un'altra. Poi sappiamo che non ce ne sono altre possibilità, però siamo consapevoli sicuramente dell'importanza che abbiamo fatto, lavorato tanto per arrivare a dipendere solo di noi a quest'ultima partita, e non vogliamo e faremo di tutto per finire bene. Gianmia e poi Mario. Ciao Piavo, innanzitutto volevo sapere se quando siete andati in ritiro a Coccaglio con il ritorno in Valle c'è stato qualche episodio che ha unito maggiormente il gruppo, e poi se avevate fatto una tabella per la salvezza, se siete arrivati al punto in cui speravate di essere. Nelle difficoltà che eravamo, sapevamo che l'unica maniera di uscire fuori da questa situazione è stare uniti, come è successo, si vede in campo, ognuno lotta per il suo compagno, il risultato è questo. L'obiettivo era arrivare alla salvezza il prima possibile, questo finale dimostra che siamo finire bene, che siamo una squadra che in momento di difficoltà riesce a tirare fuori le buone cose, e come detto siamo consapevoli della situazione, della difficoltà, però crediamoci veramente nella salvezza. Mario? Sì, l'hai appena insomma accennato, e io credo che la forza di questo Palermo in quest'ultimo periodo sia avere aggiunto la serenità, cioè una squadra che adesso non ha più problemi all'interno e quindi riesce ad essere, a esprimersi correttamente sia dentro che fuori, e soprattutto dico, ha trovato anche il giusto equilibrio con l'esperienza, lo devo dire, anche di giocatori come Maresca, che sicuramente a centrocampo hanno dato un valore aggiunto. E poi un'ultima battuta, ecco, ci pensi un attimo quale può essere la gioia più grande in un campionato così sofferto, di dire alla fine ce l'abbiamo fatta? Sì, guardando indietro, io sono arrivato a gennaio, però ho trovato dei momenti qua molto difficili, cambiare allenatori, ogni volta che si cambia allenatori vuol dire che non stanno bene le cose, non è, nessuno piace cambiare tanto così, però è stato necessario o no, non so, ma è stato così, noi giusto. Proviamo a fare il nostro lavoro, una società, presidente, giocatori, noi facciamo il nostro lavoro in campo, e abbiamo dimostrato che nonostante i problemi fuori campo noi abbiamo riuscito a stare concentrati su quello che importa, noi andiamo in campo e speriamo di finire bene. Sì, le faccio due ancora, intanto non giocare contro Toni fa già un sospiro di sollievo, e poi dall'altra parte l'ottimo finale di stagione ti farà saltare parte delle vacanze perché andrai in europei. Una domanda rispetto a Toni, è stato un gran campione, sicuramente lungo giocando per noi è meglio, però sono altri giocatori che avranno nessuna motivazione a farci vedere, e poi il campo verifica tutto, e allora pensiamo a noi, proviamo a stare, fare quello che abbiamo fatto nelle ultime partite e vincere, indipendente chi giochi dall'altra parte. E rispetto agli europei, io ero convocato ultimamente quasi sempre tutta l'eliminatoria, l'ultima convocazione non sono stato perché non stavo giocando, e questo è un obiettivo che è una conseguenza di un lavoro qua, stare fuori bene e diventare una confezione. Il punto di svolta l'avete avuto con il ritorno alla difesa 3, non so se tu sei d'accordo, e poi volevo capire, tu ti trovi meglio a giocare da terzo marcatore alla difesa 3 o meglio alla difesa 4? In Italia, quando sono arrivato, spesso ho giocato a 4, a 3, praticamente sono vedere tutte le partite a metà, è importante avere questa elasticità, spesso cambia anche durante la partita la formazione, allora posso giocare sia a 4 che a 3, non c'è problema. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.
dalla sinistra o crossa dalla destra, lancia la palla in aria e qualcuno si muoverà. I colori rosa e nero sono per noi una passione, come il calcio ed il pallone, solo tu ci fai sognare. Un sol battito dei cuori per un cuore rosa e nero, dalle curve sale forte un sol grido seriale.